Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware del modulo FRSky R9M. Per questo tutorial useremo il firmware Flex, che è il più recente firmware sviluppato da FRSky per il modulo R9M e le riceventi a 900 MHz. Per poter utilizzare il firmware Flex è necessario che OpenTX sia aggiornato alla versione 2.2.3 o superiore. Per le procedure di aggiornamento potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Prima di aggiornare il firmware è necessario andare nelle opzioni del Companion e spuntare Flex R9M. Se avete già aggiornato il firmware ma non avete spuntato questa casella, non potete usare il firmware Flex. In questo caso dovete aggiornare di nuovo il firmware spuntando la voce Flex R9M. Una volta aggiornata la Taranis, scarichiamo il firmware del modulo dal sito FRSky, vi lascio il link in descrizione. Clicchiamo su Flex Firmware e scarichiamo l'ultima versione disponibile. Estraiamo il file e copiamo la cartella firmware nella microSD della Taranis. Ora inseriamo il modulo nello slot della Taranis. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Scendiamo fino a trovare firmware e premiamo Enter. Entriamo dentro questa cartella, poi entriamo dentro questa e al suo interno troviamo due file. Il primo è il firmware per il modulo R9M standard, il secondo firmware è per il modulo R9M della Taranis X-Lite. Io ho il modulo standard, quindi scelgo il primo file. Tengo premuto a lungo Enter e scelgo Flash External Module. Partirà l'aggiornamento firmware che durerà all'incirca un minuto o un minuto e mezzo. Una volta terminato l'aggiornamento possiamo usare il firmware Flex. Vi ricordo che è necessario installare il firmware Flex anche sulle riceventi che andremo a utilizzare con questo modulo. Clicchiamo il tasto menu e andiamo a pagina 2. La prima cosa da fare è disabilitare il modulo interno. Poi andiamo in External RF e scegliamo R9M. Con Flex possiamo scegliere se usare il modulo a 868 MHz o a 915 MHz, ovvero LBT o FCC. Inoltre possiamo selezionare tutte le potenze disponibili sia per la versione europea che per la versione non europea. Questo era il mio tutorial per fare l'aggiornamento firmware del modulo FRSky R9M. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.